detto il ricordo delle cose amare, eppure già vissute, maledetto carcere! Ma l'inferriata che mi chiude qua dentro non avrà mai supremazia su di me! Sono già vecchio dentro, logoro, consumato dal tarlo della delusione. Nascondo la mia tristezza dietro a un velo di noncuranza. Ho 23 anni e le mie capacità non sembrano essermi d'aiuto. Mi divoro e sempre rinasco e sempre il mio passo stanco. Cammino lungo fette di strade. La strada della mia pittura è giusta! Lo è forse altrettanto anche quella della mia vita? No, 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 non può esserlo! C'ho sempre a che fare con la gendarmeria, di Piazza Navona, di Campo Marzo, di Don Dinora! Gli sbirri mi passano accanto e quando non mi arrestano si beffano di me! Giorno e di notte me ne andavo così per Roma, come un cencioso sporco. Non mi lavavo mai da mesi nessuno. Nessuno voleva più accostarmi, nemmeno chi mi era amico. Facevo una vita, sì, disgraziata, ma sempre con la spada al mio fianco, a distruggermi, a rovinare il mio impulso, che mi chiede di stabilire un patto nel prossimo. Di ascoltarne la voce. Ma proprio in uno di quei giorni incontrai il Cardinal del Monte e con lui mi di uno spiraglio di vita. Tra sporcizia, fame, pidocchi, c'è soltanto posto per fallire. Caravaggio il fallito, ti piacerebbe? No, no, devo scorzonarmi. Non devo farmi più considerare come un giovane personale. Ma servono veramente le buone maniere per un pittore? Anche se conoscessi tutte le buone regole di vita, non potrei mai essere un pittore senza il mio talento. Sono considerato da tutti come un giovane ribelle. Ma meglio essere visti come dei ribelli discussi, piuttosto che come dei mediocri, del tutto ignorati. La regola occorre starci. E non il suo amante, il suo chierico fottuto! Come dicono tutti quei calunniatori là fuori. Il Cardinal del Monte per me è stato come un padre. Mi ha tolto dalla strada, mi ha sollevato dalla miseria, dalla disperazione. Manuale delle buone maniere. Non ci ho capito nulla. Tutte queste buone regole di vita mi sembrano finte, false, morte. Il Cardinal del Monte non ha ben capito che se vuole tenermi a bada deve farmi dipingere. Io sono un giovane ambizioso, ma per arrivare al successo devo fare grandi quadri, grandi tele che possano essere esposte ovunque, in luoghi pubblici, dove tutti,
presentarsi con un'altra grande opera, come quella di San Matteo e l'Angelo. Anche se quel quadro non piacque tanto alla curia e fui costretto a modificarlo. Soltanto se l'opinione pubblica accetta un quadro, allora un autore può sentirsi al sicuro. Attordino ma la campana suona e deve cominciare un'altra giornata. Persi io i passi della mia monna, svegliate Roma, triste e disperata. Chiamo Lena ma non mi risponde, è triste e me ne vado per panico. Passa Ripetta e vedo Lone, alla rotonda trovo qualche amico. Ora vivo nel palazzo del Madama, ma sono ancora questa accantonata. Per me la vita ormai è meno drama. Aspetto Lena, un'altra coltellata. Sia benedetto sempre il cavalletto. Al banco lì me ne esco con onore, e non ci fo di cardinali in petto. Resta sempre il mio primo amore. Sia benedetto sempre il cavalletto. Al banco lì me ne esco con onore, e non c'è fo di cardinali in petto. E resta sempre il mio primo amore. Attordinona la campana suona. Michelangelum de Caravaggio pittore, non avente locum permanentum, e mi costringi a venire a trovarti in questo tetro, carcere di Tordinona, mentre io ti ho ospitato a vivere e lavorare nel mio palazzo, non puoi comportarti così, malmenare un mio ospite. Per quante ragioni tu possa avere, passi sempre dalla parte del torto. Ed ora io devo intervenire presso il bargello. Devi contenere la tua irruenza, figliuolo. Lo so, cardinale, ma io sono fatto così. Quando qualcosa non mi torna, mi ribolle il sangue. E quel vostro amico, Girolamo Stampa, è un cafone toscano. Mi ha accusato dicendomi che io sono un assassino. Ma io, cardinale, non ho mai ucciso nessuno. Prometto per te, e ti do la mia parola, allo illustrissimo governatore di Roma, che Michelangelo Merisi, da Caravaggio pittore, non offenderà più Girolamo Stampa. Ma tu non devi tradire tale promessa. Dirò che non è tutta tua la colpa, e che devi assolutamente essere liberato, perché devi finirmi un quadro da mettere in una chiesa. Ma cardinale, ma io devo difendermi dai detrattori, dalle linguaggi incallite e dai loro attacchi. Ma non devi scendere sul terreno della polemica con costoro. È un fatto di malafede, di perfidia, devi guardartene. E poi tu, un'altra volta,
la spada senza averne licenza. Ma agli sbirri dicesti che eri al ruolo del cardinal del monte. Non puoi usare il mio nome per coprire le tue colpe. Ma cardinal, ma io camminavo per la rotonda con certi amici miei e ragionando secco, gli dicevo che i coglioni valevano un baiocco. Uno camminando se la prese per sé e mi disse che i miei coglioni se li mandava finti. Allora prima ci prendevo a pugni e poi tirai fuori la spada. Ma tra me e lui, cardinale, non successe altro. Hai avuto a che fare 3 volte con la giustizia. Hai colpito il tuo prossimo con la spada. Usato un linguaggio che neppure i peggiori conoscono. Poi finalmente hai trovato qualcuno che ti ha aiutato a uscire dagli imbrogli senza che tu ne abbia tratto il minimo insegnamento. A tutt'oggi ti sei ancora dimostrato riconoscente, obbligato, verso nessuno. Per il fatto di essere un artista credi che tutti debbano prostrarsi ai tuoi piedi? Ricordati che i tuoi diritti e i tuoi doveri non sono diversi da quelli degli altri. Se vuoi cordialità dal prossimo, devi dare. Siete ora diventato il mio inquisitore. Per carità di Dio, inquisitore! Di che cosa? Vi prego, fatemi uscire da qua, non ce la faccio più! Devo ancora parlarti! Per il tuo bene! Non intendo ascoltare altro! Monitus ut dicas veritatem! Che cosa avete detto? Che devi dirmi la verità come il tuo confessore. Ma cardinale, ma il torto è proprio mio! Certamente! E come fate a sostenerlo? Ti arrestano troppo spesso, non devi portare la spada senza licenza. Non posso farne a me. Procurati un permesso. Non è facile per me. Allora comportati diversamente. Come tutti gli altri? Sì, come gli altri. Finti, falsi, ipocriti. Ebbene. Ebbene, non sarò mai un ipocrita. E che cosa sarai allora? Sentiamo. Sarò quello che sono. Quello che sei? Tu sei sempre in allarme contro un mondo che ti sembra precluso ed ostile. Tu sei come serrato in questa regola che sdoppia la tua personalità. Quando dipingi sei un genio, un dono di Dio. Ma quando vai in giro a perdere il tuo tempo fra osterie, bordelli e gente di malaffare sei l'opposto. Ma perché dipingi con tanta grazia e commetti gesti tanto riprovevoli? Il tuo pennello si alterna alla follia della spada. Cardinale, quando io dipingo i miei quadri, non sto là a pensare alle forme, alla giusta proporzione delle immagini o ad altre coglionerie di altri pittori. Quando io dipingo i miei quadri, sono l'uomo più libero al mondo. Ma certe regole vanno rispettate da tutti, altrimenti uno è un distruttore dell'arte, figliuolo. Ma per creare qualcosa di nuovo è necessario usare e distruggere il vecchio. Come feci io, cardinale, quando modificai e stravolsi l'iconografia del Buonarroti. Qui in Roma l'ambiente è pieno di maestri che si credono tali. Il commercio dell'arte deve sottostare al commercio delle anime. Come invidio le vostre certezze, cardinale. Io possiedo soltanto la certezza del nulla. Ma è la Chiesa che detta la certezza delle regole pittoriche. Noi usiamo la forza delle immagini per salvare le anime, per far conoscere la grandezza di Dio e la bassezza del peccato e delle cose umane, non per farne commercio. Tu non le puoi stravolgere queste regole. Noi diamo al popolo l'immagine dell'eternità. No! Voi usate la forza delle immagini per rafforzare il vostro potere temporale. La vera eternità, cardinale, si trova nell'arte! Attento a quello che dici, Caravaggio! Attento! Ma anche se sono il tuo protettore,
Io rappresento sempre la Santa Madre Chiesa. Tieni la spada nel fodero e la lingua ferma nella tua bocca. La rabbia ti rende cieco, ti rovina, fa cadere in disgrazia tutto ciò che potrebbe contribuire alla tua affermazione. Portandomi bene, potrò sperare in un vostro perdono. Ma sì, figliuolo, ma cosa posso fare per te più di quanto io non faccia? Eminenza, per vostra grazia e intercessione, ottenni l'assegnazione del quadro per la cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi. Ma come voi ben sapete, quel quadro non piacque tanto né alla curia né ai committenti. La considerarono un'opera indecorosa. Indecorosa, sì, ma potente nella sua esecuzione realistica. Bisogna saperla leggere l'arte per capirla. Ma ti ricordo che occorre esporre in chiesa, sugli altari, per essere considerato un grande artista. E tu vuoi continuare ad usare come modelli personaggi rozzi e volgari? Sì, solo per voi mi ispirano. I miei personaggi saranno sempre il donatore di vie dei greci, il portatore di pesa al mercato di Piazza Navona e le prostitute di via dei Coronari. Ma come puoi mettere nei quadri sacri questa gente? Eminenza, nella mia Lombardia ho visto nel fondo degli orridi più bui scorrere acqua limpida e pura. Tanto tra le pieghe di quei volti vedo la luce di Dio. Qui si tratta di mettere da parte i grandi maestri, come Raffaello, come Michelangelo. Non si tratta di fare l'apologia dell'uomo in cielo o in terra, magari inteso anche nel suo senso più alto di bellezza. Tutte coglionerie per il pittore consapevole, cose antistoriche, contrarie alla mia esperienza. Io ho puntato tutto su me stesso per finale, e non c'è altra strada per la nuova pittura e mettere da canto i grandi maestri, per non subirne la pestifera suggestione. Quello che mi interessa non è fare quadri in chiave esclusivamente religiosa. Quello che mi interessa, cardinale, è l'unità della scena, creata dalle luci e dalle ombre. Perfino i rapporti con l'ambiente. Il tutto, cardinale, deve svolgersi tra il vibrare della luce e il formarsi istantaneo. Avevo intuito la grandezza della tua pittura, ma ora la comprendo. Io stesso ho posto l'uomo tra luce e abisso, e tu l'hai capito più profondamente. La curia di San Luigi dei Francesi ha deciso di non fare più i due affreschi laterali della Cappella Contarelli, che in un primo tempo, come ti ricordi, furono affidati al Cavalier d'Arpino, ma di sostituirli con due vasti teloni per lato. E queste due opere devono ancora essere assegnate. Ma chi riceverà l'incarico avrà una committenza di grande rilevanza. E queste due opere vanno finite entro l'anno santo del 1600, cioè fra un anno. Il Cavalier d'Arpino, maestro per grazia vaticana, cercherà in ogni modo di contrastarmi. Vorrà lui quelle due tele. Non gli basterà già aver dipinto la volta della cappella. Ma cardinale, va finora io. Cosa ho fatto? Solo piccoli quadri, nature morte, i bagli di voi e l'amore vittorioso per Vincenzo Giustiniani. Per arrivare a un successo, cardinale, devo fare un grande quadro! Ancora mi domandi questo? Non vorrei perdere la partita. Abbi pazienza. Ma mi porti, i rivali! Non sbagliare, figliuolo! Ma cardinale,
ma io non voglio perdere e soccombere davanti a 4 o 5 artisti dei miei coglioni! Michelangelo! Io sono un cardinale! E non uno dei balordi con cui fai baldoria ogni notte! Perlomeno davanti a me modera il tuo linguaggio! Bisogna avere pazienza! E poi ancora pazienza! Anche da parte nostra, oltre che tua. Perdonatemi ancora, cardinale, ma questo per me è il momento tanto atteso. Potrei fare i 2 quadri che faranno epoca. Vi prego, ditemi ancora. Vi ho detto anche troppo. Ascoltatemi, Eminenza, se mi sfuggisse l'incarico, sarei rovinato. Ebbene? Mi rimarrebbe soltanto la morte. Oh, Dio, non lo permetterebbe. Cardinale, come già vi ho chiesto, vi prego, fatemi uscire da qua. Devo fare qualcosa per ottenere quelle munizioni. Per l'occasione potrò andare dal mio amico, Nori alla Scrofa. Lui conosce tanta gente. Potrò recarmi anche da... Da chi? Tu non sai trattare con il prossimo. Riusciresti soltanto a danneggiarti. Lascia fare a me. E alla volontà di... Se riuscissi a ottenere quelle commissioni, mi farei onore. Farò 2 grandi quadri. Per tutti. Per tutti. E a me cosa regali? Sentiamo. Un quadro, Eminenza. Un quadro. E poi? E poi un ringraziamento pubblico. E poi? E poi non saprei cos'altro. Regalami la tua arte, figliolo. Certamente, Eminenza. Ma se voi non mi fate uscire da qua... Domani! Domani! Domani ti farò uscire. Guardia! Cardinale! Passata con il pensiero di chi non me perdona, mi par mille anni che se faccia giorno e non me ne via da queste mura, perché non so levarmi la paura. Questa iella che mi gira attorno, ma faccio alla finestra e vedo il fiume, ma non c'è luce in questa tetra cella, il sole è fioco e non mi riscaldo. Come potrebbe fare un altro lume? Domani esco da questa prigionia, darò una svolta a questa vita mia, ritrovo la pittura e vado via, ritrovo la pittura e così sia, ritrovo la pittura e vado via. Trovo la pittura e così sia. Devo fuggire da Roma, devo fuggire! Uccidere il mio rivale, Ranuccio Tommassoni, ma io non volevo ucciderlo. È il sangue che mi perseguita. Il sangue
testa di Oloferne. Io amo Lena, la mia modella preferita, e non quella figlia dei ladroni che il tuo Massoni credeva la mia madre. Quella è soltanto una delle tante prostitute che lui sfruttava. Ho lasciato tutto e la mia casa è ridicola se mi viaggio. Ci penserà Lena, posso dire le mie cose, ad aspettare che io faccia ritorno. Ma come farò? Come farò senza la mia pittura, senza i miei grandi quadri, i miei grandi vetri, i miei grandi specchi? Fortuna ha fatto girare la sua ruota. Ora su di me cade una condanna a morte. Chiunque mi incontra può uccidermi. Proprio ora che stavo assaporando un successo, il più grande per un pittore a Roma. Mettere una grande tela in Santo Pietro. Maledetto, maledetto, maledetto me!